testa. Nell'interno, nella pancia di Flying Nicca. Qua non ci si entra quasi mai, eh. Rufo, è vero che qua non ci si entra quasi mai. Lorenzo Bressani, stai su Flying Nicca dall'inizio. Spiegaci dove siamo, cos'è questo motore, perché qui c'è veramente tutto praticamente. Beh, intanto quando noi vedisti entriamo qua sotto vuol dire che c'è qualche problema grosso. Normalmente abbiamo il nostro comandante che monitorizza il tutto. Infatti io so a grandi linee cosa serve. Beh, questo è un motore classico che in sostanza lo usiamo per pompare olio nel circuito. Abbiamo due circuiti, alta e bassa pressione in base alle utenze. Tu mi chiedevi per dire la propulsione a l'elica. L'elica, siccome il motore è abbastanza centrale, l'elica è proprio a poppa. L'asse non riuscirebbe ad arrivare fino là e comunque peserebbe tantissimo. Praticamente l'olio, il motore pompa olio nel tubo e questa propulsione idraulica, per cui fa girare l'olio in un'elichetta che fa girare l'elica fuori. Non c'è un albero motore, ma l'olio che fa girare l'elica. Esatto. Questo è lo stesso motore che poi l'impianto idraulico che fa muovere le braccia dei foil. Fa muovere tutto. Questi sono i grinder di coppa, sono questi che mangiano meno e tirano di più. Questi i grinder dopo mi bastoneranno. E per questo sistema qua del motore a propulsione idraulica è che non abbiamo un'asse pesantissima e soprattutto proprio geometricamente non starebbe fino alla poppa. Questo è stato progettato insieme alla progettazione della barca, quindi nel momento in cui è stato progettato lo scafo, la parte eccetera, tutta l'impiantistica con questa soluzione dell'albero motore diciamo idraulico è stata progettata insieme alla barca. Sì, questo sicuro, diciamo va di pari passo. Perché sono due anni che voi migliorate, fate migliorie sempre eccetera, quindi cos'è cambiato, cos'è stato migliorato rispetto al blocco iniziale? Beh, diciamo la durata dei componenti, qua si è in lotta sempre rigidità, durata, peso. La roba più pesa, più dura, però la barca diventa pesante e va più piano. Quindi è un compromesso sottile, chiaramente questa barca è molto simile a un Coppa America come concetto. Noi abbiamo delle cose che ha bisogno di meno manutenzione, che durino di più. Se pensi a questa barca comunque vive, adesso siamo già una settimana in acqua, un Coppa fa massimo 4-5 ore. La vera differenza tra questo foiler e una barca di Coppa America, sai qual è? Che noi qui ci siamo entrati sotto, nella barca di Coppa America non ci entreremo mai. Senti, poi prosegui, diciamo, l'interno, no? Ma questa è una regata offshore, a un certo punto può essere che una notte ci scappa, quindi dove si dorme su Flying Nicca? Beh, c'è il famoso detto dormi dove cadi, nel senso quando sei stanco ti butti dentro e dormi, non qua perché qua come vedi il motore è a vista, quindi sono dei decibel improponibili. Abbiamo la cabina matrimoniale a prua che adesso andremo a vedere. Ma che meraviglia, andiamo a vedere la cabina matrimoniale. Spieghiamo cos'è questo. Allora, questa qua è una presa a mare, praticamente noi per raffreddare il motore, quando siamo in volo dobbiamo succhiare l'acqua dal fondo del bulbo, quindi a 4 metri e mezzo, 5 di profondità. E questo qua fa in modo che la pressione, regola la pressione di entrata dell'acqua nel motore. Dopodiché, tutti questi cavi arancioni. Tutti questi cavi realmente portano l'olio alle varie utenze. Quindi il motore dà pressione da là dietro, dà pressione a tutti questi cavi che arrivano su Scotaranda, Basaranda, gli Arme e compagnia bella. Questi qua sono importantissimi, che sono piccolini qua di lato, si chiamano manifold, praticamente qua entra e esce olio. È un sistema di impulsi elettrici dato dal computer che programma le varie quanta spinta, quanto olio. Fa muovere i foil, gli arme, tutto. Quindi diciamo questo è veramente il cuore, il cuore della barca. Sì, quello che prendendo energia dal motore in realtà poi traduce tutto in progettazione o cose operative, pratico. E l'olio entra e esce dai vari circuiti non meccanicamente ma dato da degli impulsi elettrici dati dalla PLC che è il computer che poi vedrete da dietro del faro. Che poi ha il suo interfaccia nel computer di bordo nel pozzetto, cioè il comando alla fine lo dà il velista, no? Esatto, quel computer lì che c'ha quest'altro computer che comanda e chi dà l'ordine dal pozzetto, tutti questi cavi si muovono in funzione di quell'ordine lì. Mi hai promesso una cabina matrimoniale, è questa? Dove? Qui vedo già un bel cuscino, sì. Volendo. Beh, qua sta l'armatore, la moglie, dove c'è il cameraman, quindi queste sono le due matrimoniali. Poi se andiamo qua davanti ci sono il sistema degli arm, che sono i due grandi bracci. Esatto, volete, infatti c'è la zona dove c'è scritto non mettere i piedi sopra, non si cammina. Rufo! Ti chiamano Rufo? Questo è carino, vieni a fare il quadrato.
questi due pistoni, che sono la grossa energia che usiamo, dove usiamo tutta l'energia, sono i pistoni degli ARM, che sono le famose due grandi braccia che vanno alziamo e abbassiamo a seconda delle mura, e dove porta, vediamo la dimensione del cilindro, c'è questo ciucciano marino. E poi basta, veramente la barca, poi mettiamo tutti i peso a prua, perché quando vogliamo abbiamo bisogno di peso a prua per bilanciare la barca, ed è finita. Insomma, cioè, sono tanti sistemi idraulici, chiaramente gabinetto non esiste, cucina non esiste, brand non esistono, è una barca per le lunghe, ma insomma ti adatti, alla fine due notti, tre notti resiste. Bellissimo, incredibile, siamo stati dentro a Flying Nica, la barca del momento. E adesso andiamo pure sopra a vedere di intervistare il gran capo, Roberto Lacorte. Per andare sopra ci sono due strade, o questa scaletta o quel buco là che sembra facile da uscire, ma devi mettere prima la gamba e dopo il corpo, se no non esce. Voi che fareste, la scaletta o il buco complicato? Scaletta? Scaletta. Enrico Zennaro, altro dell'equipaggio storico di Flying Nica. Senti, siamo a prua, la prua è larghissima, me l'aspettavo più stretta, invece è larga, molto larga, si manovra, ma si deve manovrare tanto qui, mica tanto alla fine. Mica tanto, nel senso che abbiamo tre vele, il fioco leggero, il fioco medio e il fioco pesante, che vanno sullo strallo principale con i garrocci, ma questa vela si sceglie prima già di uscire dal porto, e per oggi abbiamo scelto il fioco leggero, viste le condizioni. Abbiamo già pronto un R1, che è una vela sempre frullabile, molto grande, che va bene sia per condizioni di poco vento che anche per foiling. E poi sotto coperta abbiamo un Jennaker, che quello è solo per condizioni dislocanti, quando il vento è proprio poco e vogliamo andare in poppa. Senti, Enrico, ci stanno chiamando, che dice che dovete uscire. Okay. Mentre usciamo ci fai vedere qui l'albero. Qui all'albero cosa succede? C'è qualcosa da dire? È un albero pulitissimo, non si vedono winch, non si vedono manovre. Diciamo, no? È un albero che la particolarità è che è un albero rotante. Sì. Siamo una barca senza le volanti, perché abbiamo le crocette molto acquartierate. E tutte queste funzioni vengono regolate dalla mia postazione. Vieni, vieni, andiamo a vedere la postazione, che è questa. È subito quella dietro al timoniere. Abbiamo due display, uno è quello che io chiamo display sailing e l'altro è il display dei carichi. Qui decido come regolare in base all'angolo e all'intensità del vento, e qui vedo i carichi, che sono tutti idraulici, che non devono superare determinati quindi numeri. Se ho capito bene, ognuno di quei pulsantini che tu decidi, questi non sono pulsantini, ma sono questi pulsantini, decidono, danno il comando a quei vari cavi arancioni che abbiamo visto nell'interno. Io cazzo la scotaranda, la lasco, tiro sul carrello, lo tiro giù, tiro la base, mollo la base, tiro il cunningham, mollo il cunningham e ruoto l'albero. Alla fine come un laser, come una barca qualsiasi. Io sono, diciamo, un velista normale. Il timoniere, il videogioco, il videomaker, dall'altra parte, che è il flight controller, ha tutte le regolazioni tipo il MOT, dell'altezza di volo, del pitch, della rotellina dell'elevator del timone. Bellissimo. E quindi stiamo sommando varie stili di andare in barca. Alla prima. Vediamo se intercettiamo prima che esce proprio Roberto Lacorte al volo. Eccolo, Roberto si è vestito, si è preparato. Tra poco sali in barca. Allora, la cosa che ti voglio chiedere, guarda la telecamera è lì, la cosa che ti voglio chiedere è questa. Tu hai fatto non solo, hai inventato un po' la regata, la 151 miglia, e poi ogni volta hai partecipato alla 151 miglia con delle barche fatte quasi apposta per la 151 miglia, perché no? Super Nica, cioè. Adesso è la prima volta che finalmente Flying Nica riesce a fare la 151 miglia. Quindi la prima cosa è la tua sensazione di questa novità al netto delle condizioni meteo, insomma, poi ne parliamo. Vabbè, sì, sempre è un'emozione, perché effettivamente è stata fatta per correre nel Mediterraneo le regate costiere lunghe del Mediterraneo, come la Giraglia, 151 miglia, queste grandi classiche che affascinano tutti quanti. E ritengo sempre più convinto, dopo i trials che abbiamo avuto di un anno di lavoro, che è la scelta più bella, più divertente che avessi potuto fare, e si tratta solamente di incontrare condizioni che queste, tra l'altro, sono poi brutte per qualsiasi barca. Certo. Chiaramente Flying Nica, che ha un range di vento abbastanza complicato, perché dovete sapere che, cioè, abbiamo scoperto che sotto 4 nodi è sorprendente. Infatti è la novità delle ultime giornate, delle ultime settimane, cioè che Flying Nica va bene anche quando non è flying. Sotto 4 nodi sì, è sorprendente. E c'ha un buco tra i 4 e i 6, molto complicato, e 8, scusate,
dopo 8 nodi chiaramente lei vola. E questo quindi... è un po' strano, allora da 8 nodi in poi ci vola, perché quel buco? E perché sotto i 4 nodi? Cioè cos'è che l'aerodinamica o il movimento delle braccia? È molto semplice, sotto 4 nodi prevale in maniera molto forte la leggerezza. Non ci dimentichiamo che Flying Nick pesa 7 tonnellate, una barca di 18 metri, 7 tonnellate, quindi sfrutta la sua leggerezza per muoversi nelle bavette. Tra i 4 nodi e gli 8 nodi raggiunge una velocità di avanzamento che comincia a far sentire il drag, la resistenza delle ali, e quindi è il momento critico. Poi dopo le ali invece, anziché essere un problema, diventano un grande vantaggio. Senti, allora in fondo io li vedo come due progetti, il progetto 151 miglia ormai maturo, realizzato, e altra nuova regata quest'anno, la 15.1, chissà dove si andrà nel futuro. Il progetto Flying Nick è un progetto che che è nato da poco e sta crescendo. Hai detto bene, sei soddisfatto della scelta. Cosa può succedere? Dobbiamo far nascere altri Flying Nick in giro? Ci vogliono armatori che facciano questa stessa scelta? Se ne vedono in giro, come puoi vederlo? No, sono allora, ad oggi, dopo un anno di lavoro intenso, posso dire che per certo questa strada verrà percorsa, perché così come ha dato grandi soddisfazioni a noi, le darà ad altri armatori, perché ancora Flying Nick non si è fatta vedere per quello che sa fare nelle condizioni anche complicate. Flying Nick è una barca che si gestisce in maniera molto molto facile, riesce a raggiungere prestazioni estremamente sorprendenti quando ci sono condizioni che prima si pensava fossero impossibili per un foiling, una barca foiling. Abbiamo già fatto una bella navigazione notturna intensa con condizioni durissime. Io ho visto anche la cuccetta matrimoniale, sì, la cabina matrimoniale. Abbiamo scoperto che volando si sta bene dentro, e quindi i dati che abbiamo, le sensazioni che abbiamo sono inconfutabili. Cioè, è un altro modo di andare in barca, anche condividere con barche maxi, ma anche tra di noi, cioè tra barche foiling. Certo. Quindi sarà come nell'automobilismo, ci sono varie categorie, questa è una nuova categoria da avere. Bravo. L'ultimo messaggio sulla 151 miglia, un altro record, grande festa, arrivederci a tutti a Puntala, cosa diciamo? Sì, il vento ce ne sarà poco, però ci aspetta una bellissima festa a Puntala, la regata la salveremo, abbiamo preso delle decisioni abbastanza ponderate e giuste secondo me per riuscire a portare a casa la regata nonostante il poco vento, e ad ogni modo alla 151 si va per mare, si fa le regate, ci si diverte, e quindi noi dobbiamo sbarcare subito, se no veniamo a Puntala con voi. Ciao. Vai, ciao, grazie.